Ok, allora stavamo dicendo, allora, questa è la distanza che c'è tra un cerchio e l'altro, ok? Però dobbiamo impostare anche che cosa, vedi che è ancora tutto mobile. È Non è difficile. sufficiente che noi impostiamo il diametro interno o esterno e di conseguenza lo schizzo sarà completamente vincolato, perché Certo. il centro è ancorato all'origine, vedi? Perché c'è questa relazione, no? Quindi, Certo. nel momento in cui io dico, ok, faccio una quota, vuoi vincolare, dipende dai dati noti, vuoi vincolare il cerchio esterno, cioè vuoi assegnare una quota al cerchio esterno o al cerchio interno? Dipende, quello che vuoi fare, te facciamo cerchio interno? Sì. Ok, cerchio interno, quant'è che era? 100? 120. 120. Vedi che adesso ha cambiato il colore, è diventato Sì. nero. Nero significa che lo schizzo è completamente comandato dalle quote, cioè non ha più gradi di libertà, non può più muoverlo. Per cui per modificare lo schizzo devi modificare le quote. Ok, Ok, a ora questo bisogna punto istruire. adesso la costruzione della geometria la possiamo fare così, guarda. Facciamo un'estrusione, perfetto. Quindi facciamo premi la E, oppure, beh, io premo la E perché so che è la tastiera, per cui premi la E. Vedi che lui ti sceglie l'estrusione di tutto, ma per quale motivo? Perché io quando avevo selezionato il cerchio esterno, però io non voglio estrudere tutto, a zero qui, e gli dico, vedi che nel momento in cui a zero lui mi seleziona l'area chiusa. Sono due schizzi che determinano un'area chiusa, vedi? Per cui Sì. in automatico lui prende l'area racchiusa. Tu sai cosa significa questo contorno selezionati? In che contesto lo puoi usare? Apro una parentesi, ma breve, no? Supponiamo che tu colgo l'occasione e ti spiego questa cosa che in alcuni casi ti può essere utile. Ipotizza che tu hai una geometria di costruzione, ipotizza che tu hai una, hai, non so, un cerchio, hai, adesso vado in modifica schizzo, prendo questo schizzo, una cosa abbastanza interessante, apro lo schizzo e voglio qui creare altre geometrie, ad esempio posso creare, fai finta, non so, vuoi creare questa, geometrie intersecanti e con aree intersecanti, mi spiego? Dopo Sì. magari metti che hai un'altra geometria che ti serve per fare delle altre cose. Ipotizza che magari hai quest'area, quest'altro cerchio. Ok? Vedi che è uno schizzo con delle aree ben racchiuse, no? Vedi quest'area, quest'area, no? Nel momento in cui tu fai, quando ti trovi in questa condizione, nel momento in cui tu fai, prendi lo schizzo, estrusione, cioè gli dai il comando estrusione o premi la E. Io vado Sì. qua, io premo la E perché, però puoi andare anche qua. Anch'io, anch'io, Ah, anch'io ce l'hai. ok, per cui ok, possiamo fare così. Allora premo la E. Ok, se premo la E, gli dico che cosa voglio estrudere, gli indico lo schizzo. Vedi che lui avevo selezionato questo schizzo e mi prende questo schizzo qui. Sì. Però io posso anche fare una cosa di questo genere, cancello momentaneamente. Quando vado qui, vedi che lui evidenzia le aree intersecanti. Fatto caso, se vado Sì, qua, per davvero. esempio, vedi, Sì. poi voglio estrudere questa, guarda che ti metto in pianta, così capisci meglio, vedi? Eccellente. Vedi? Io posso, ad esempio, fare questo, voglio escludere questo, voglio fare questo qua, ad esempio, che voglio fare questo, no? Ok? Oh, signore. Vedi? E lui va a estrudere, gli dico di estrudere ad esempio 10, no? Tralascio, poi chiaramente sa benissimo che l'estrusione può Sì, è essere cieca fino al vertice, fino alla certo, è qui superficie, beh, chiaro. tutte le condizioni insomma, può essere rastremata. Ok, guarda adesso cosa succede, no? Se io gli dico ad esempio 10 o 7, quello che è, confermo. Lui che cosa fa? Guarda il risultato, vedi? Vedi, lui ti fa questa geometria, che è il risultato di questo. Adesso io, vedi che lui lo nasconde, io per Sì. vedere cosa faccio di solito,
quando la geometria complessa mostra, lui mi fa vedere gli schizzi. Fatto caso. Davvero. Quindi tu cosa puoi fare? E siccome queste aree sono variabili, se io vado qui, ad esempio, faccio modifica schizzo e vado ad esempio a ingrandire questa zona, oppure vado a spostare chiaramente questo, mantenendo comunque le aree, si modifichino le aree, e io faccio così, guarda cosa succede, lui ricalcola tutto, vedi? E ti ricalcola, adesso io ti nascondo momentaneamente lo schizzo, vedi com'è cambiata la forma? No, guarda là, cioè si può fare una forma con altre forme. Assolutamente. Ne può E ti dirò di creare. più, vedi, modifica, vedi? Sì. Addirittura tu puoi dire, beh, guarda, puoi fare anche uno schizzo condiviso tra più funzioni. Cosa significa? Supponi che tu vuoi, ad esempio, facciamo così, guarda, cosa posso fare? Ecco, gli faccio un'altra cosa, guarda, aggiungo uno schizzo qua, aggiungo, per farti vedere, no? Io voglio aggiungere qua un cerchio. Ipotizza che tu qua hai un cerchio, ok? E adesso io chiaramente non ho messo quote, però potresti mettere delle quote di appartenenza, non so, o delle Sì. quote da qui a qui, insomma, o di vincoli geometrici o delle quote, ok? Guarda cosa succede se vedi che adesso lui ha delimitato quest'area, vedi? Ha trovato e quindi gli ha fatto dentro un buco, vedi? Però Sì. Sì. mettiamo che tu vuoi prendere questo schizzo e fare un'estrusione più alta di 10 mm, cioè uno Quell'area. esatto. Tu cosa fai? Questo si chiama schizzo condiviso tra più funzioni. Si fa così: prendi lo schizzo, prendi estrusione, quindi prendi ancora la E, gli vai a indicare l'area che ti interessa. Quindi io gli indico quest'area, per esempio, no? E poi questo lo faccio leggermente più alto. Guarda, e poi magari unisco. No, non unisco. Tengo due soldi separati. Vedi che è comparsa la manina, questa specie di manina? Vedi che il Sì. nome è comparsa nello schizzo una manina e qua un'altra manina. Sai cosa significa? Significa che io ho uno schizzo, vedi che il nome è uguale, che è condiviso tra due funzioni. Capito? E Mamma mia, che quindi, bello. quando, cosa significa? Che questo schizzo tu lo puoi modificare, lo puoi, non so, alterare, lo puoi modificare, e questi cambiamenti si riflettono su entrambe le funzioni. Questo quando ti è utile, per esempio, vedi? Eccellente. Vedi? E tu in un solo colpo puoi. Con questo schizzo condiviso, poi io ho fatto due estrusioni, ma tu lo schizzo lo puoi anche associare a un taglio estruso, oppure potresti, non so, prendi, non so, potresti, cosa possiamo fare? Possiamo dire, non so, che mi fai, guarda, io prendo questo, e magari, guarda, faccio una cosa del genere. Posso prendere magari, ipotizzo magari questa ellisse qui. Ok? Guarda cosa succede. Vedi che lui ci ha messo l'aria. Hai fatto caso. Sì. Ok? Però io qua, ad esempio, potrei fare, magari, così, guarda. Faccio questa, modifico. Lo faccio in due colpi, voglio fare un taglio, non voglio fare, voglio aggiungere quest'area, no? Io qua voglio il pieno in sostanza, no? Quindi seleziono il mio focus, vedi quando clicco su qui Sì. il blu va in questa finestra. Cosa significa il blu va in questa finestra? Il focus va qui, significa che se io tutto quello che clicco qui sopra andrà a finire qui dentro, no? Vedi che mano a mano io vado col mouse Sì. sullo schermo. Cambia il colore, fatto caso, vuol dire che Sì. io il focus, cioè tutto quello che seleziono, andrà a finire qua dentro. Infatti, se io adesso clicco qui, vedrai che qui comparirà una riga. Guarda, io clicco qui e compare questa riga, ok? E Sì. poi magari clicco qui e compare un'altra riga, ok?
Ti stavo dicendo perché ho fatto questo. Vabbè, in questo caso, mettiamo che per qualche ragione tu vuoi fare prima questa lavorazione dal pieno e poi vuoi aggiungere una funzione e vuoi tagliare quest'area, no? Quindi cosa fai? Fai, seleziona lo schizzo, poi fai taglio estruso con lo schizzo. Se... Prima preselezioni lo schizzo. Ecco, tu, Questo è sì. importante, prima preselezioni lo schizzo. E poi compilazione, che in questo caso è taglio estruso, cioè questo. Una iota. Iota, esatto, bam. A questo punto vedi che lui ti dà tutto lo schizzo, ma te non vuoi tutto lo schizzo, azzeri lo Vedi la schizzo, selezione. azzeri selezione e poi vai nella tua area, cioè questa. Bam. Vedi? Lo voglio, adesso posso fare cieco, passante, qua decidi chiaramente, posso farlo passante per esempio. E poi inverto. Guarda cosa succede, eh? Voglio tagliare i corpi selezionati, tutti i corpi. Se io lascio selezione automatica, lui va a tagliare tutti i corpi che incontra. Oppure posso dire no, io ho alcuni corpi, non è questo il caso perché adesso ti creo la situazione in cui selezionare i corpi, guarda, ipotizza una cosa di questo genere. Adesso io dico ok, guarda, vedi che lui ha fatto, vedi che qua il nome dello schizzo è condiviso, uno è lo stesso schizzo che Sì. genera dell'estrusione, estrusione è un taglio, capito? Volevo farti vedere una cosa interessante. Per fare ciò, ritorno indietro di uno, cioè vado qui, vedi, io voglio portare la barra del tempo indietro. Quindi o faccio così, cioè vado sulla barra e poi la trascino, Sì. ok? Oppure semplicemente faccio così, seleziono la mia funzione e poi vado qua in inserimento qui. Lui cosa fa? Prende la barra del tempo e la inserisce qui, no? Perché ti ho fatto così? Perché io voglio farti vedere come si utilizza la selezione dei corpi. Faccio una cosa rapidissima, guarda. Per farti vedere questo, faccio dei corpi disgiunti, per cui su questo piano mi devo preparare la situazione, l'ambiente, vado su questo piano, mi faccio uno Sì. schizzo, poi mi faccio un rettangolino. Faccio una cosa velocissima perché voglio farti vedere il mio obiettivo in questo momento è creare due o tre corpi disgiunti. Prendo questo, faccio un esc, vado qui, faccio così, faccio un'estrusione, premo la E, per cui lo faccio passante chiaramente. È un'estrusione entrambi, no scusa, piano intermedio, così almeno vedi, prendo il piano intermedio e poi gli dico, non so, fai questa qua e creo un altro corpo, poi magari vado qua, mi interessava così, primo shift, ruoto di 90 gradi, mi prendo sempre questo piano, mi faccio uno schizzo. E poi magari faccio qui, non so, un'ellisse o ancora un altro rettangolo, per esempio, non so, no, ho sbagliato, scusa, volevo prendere questo piano, ho sbagliato il piano, questo piano volevo prendere. Su questo piano faccio uno schizzo, prendo questa ellisse, questa asola, ipotizza che la faccio così più o meno, così, e poi estrudo. Perché il mio obiettivo adesso è creare 4, 3 solidi, vanno bene, dai, per farti Sì. vedere. Quindi facciamo intermedio. Confermo, sì. Ora, torniamo un attimo al discorso di prima. Vedi che io ho aggiunto questi due solidi, quindi adesso io quanti soldi ho in totale? Ne ho uno, ne ho Due, due, ne ho tre, tre, quattro, quattro e cinque. Vedi? Sono, cinque. vedi, i corpi solidi, il numero lo mette qua tra parentesi. Hai fatto caso? Sì, Ok. qualcosa. Ah, esatto, a questo punto noi cos'è che facciamo? Semplicemente possiamo fare così, guarda, andiamo avanti di uno, quindi vado qui, boom, vado qui. Quando faccio il taglio estruso,
Cos'è che faccio? Semplicemente vado qui, guarda, taglio estruso Agli estruso. e estruso. E adesso cosa fai? Vai a dire passante entrambi. Di che la funzione, scusa, entrambi. Però se io facessi tutti i corpi, guarda, ambito, cosa significa ambito della funzione? Tutti i corpi lui taglia tutti i corpi che trova sulla sua via. Vedi? Se io facessi Sì. così, boom, vedi che lui fa il taglio. Vedi che se lo vedo dall'alto, Sì. vedi? Guarda che se non riesco a capire come mai non si muove, un po' lento. Sì, si è rallentato parecchio, sì. Non capisco mai per come mai. Ah, ecco fatto. Okay, vedi che è passante? Sì. Allora, però se tu può capitare che tu non lo vuoi passante su tutti, vuoi selezionare alcuni corpi, perché non è detto che sia passante, no? Non sempre vuoi fare. Allora cosa fai? Vai qui e gli dici, beh, io, guardate come funziona, modifica la funzione e dico, no, io non voglio tutti i corpi selezionati. No. E non voglio una selezione automatica, ma decido io che cosa devi tagliare e che cosa non devi tagliare. Io voglio che tu tagli solamente questo corpo. Lui passa sempre, però gli stai indicando che taglierà solamente questo corpo, l'altro no, vedi? Ecco, è chiaro il concetto? Come Oh funziona? signore, ma Guarda, non ci credo. vedi? Sì, lo vedo di già. Vedi che lui hai n corpi diversi, ma tu gli hai indicato taglimi solo questo. E questo in alcuni casi ti è utile quando, per esempio, devi forare più pezzi, un multicorpo che magari non devi forarli tutti, ma solamente alcuni. Non so, metti, supponi che, per esempio, non so, hai un estrattore che è passante, però non è passante su tutti i corpi, solamente su 3-4 corpi, magari rimetti. Certo. Sulla piastra di fondo, magari dopo ti passa dentro la matrice e dopo ti va dentro magari la figura, no? Cioè non devi fare tutto. Guarda, guarda qua, per esempio, così ti si complica un attimo di più perché così te lo resa semplice. Però la cosa potrebbe essere anche più interessante perché tu dici, no, guarda che io ti faccio vedere un'altra cosa. Anzi, colgo l'occasione per farti vedere una cosa ancora diversa. Suppone che tu devi fare torno un attimo indietro, guarda, tam. Se tu vuoi prendere questo, ti faccio un'altra, già che sono qua, ti faccio vedere un'altra funzione. Copia, sposta corpi. Se tu dovessi duplicare questo corpo uguale, 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 spostato ad esempio di X, di Z, di 20, 30, 40, di un certo delta comunque, tu cosa fai? Esiste quella funzione di inserisci. Funzione, gli Funzioni. dici sposta e copia questo corpi da spostare. Tu non vuoi spostare, tu vuoi copiare in questo momento, chiaro? Perché tu non vuoi, tu volendo potresti anche spostare questo corpo senza Sì. usare, tu vuoi copiare, quindi faccio trasforma. Gli dico ok, corpi da spostare o copiare. Che cosa vuoi copiare? Voglio copiare questo. In che direzione? Qua hai, diciamo, le freccette che ti indicano come spostarlo, che è una cosa rapida, vedi? Sì. Tra l'altro, così lo sposti, In però sé. se tu abiliti questo, guarda, crea più copie dei corpi. Quante copie vuoi? Beh, ne voglio due, vedi? No. Porca miseria, Capito? ragazzi. Vedi, così in questo modo tu puoi vedi che qua c'è il delta, vedi? Ne voglio 3, 4, ok? E poi magari dici no, però io lo voglio anche inclinato, cioè adesso io sto inventando, Sì. oppure lo posso anche ruotare nello spazio, cioè come voglio, in questo momento sto inventando, per cui non è che ho le idee chiarissime. Vabbè, giusto per farti vedere.
Vedi che lui aumenta, 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 aumenta. Poi dici, vabbè, io a questo punto posso anche ruotarlo, ad esempio. Vediamo cosa succede se fai finta che tu lo vuoi, ad esempio, spostato in questo modo, no? Lo vuoi inclinato. Vedi che gli dai un delta. Porca miseria. Gli dai un angolo e lui ti fa di questo angolo, vedi, che Sì. sono 319 gradi. Te ne fa tre, bom bom bom, vedi? Però in questo momento a me non interessa l'angolo, altrimenti va a finire che ti confondo. Lasciamo perdere l'angolo, spostiamolo No, no, solamente, ben capito, ben capito. spostiamolo solamente, tornatemi indietro. Perché se, allora, se metto qua 0, vediamo se riusciamo a rimettere tutto come la prima. Il punto di rotazione è 0. Lo voglio traslare. Lo voglio traslare in che direzione? Semplifichiamoci la vita, giusto perché altrimenti ci perdiamo. Cosa volevo farti vedere? In questo momento volevo farti vedere questo. Lo sposto in Z di ipotizza 100 mm. Ok? Guarda, ora vedi che io ho tutti questi corpi Sì. duplicati che sono uguali. Io dopo questi corpi li posso manipolare, cioè posso fare con un raggio, qua fare uno smusso, qua fare un'altra lavorazione, chiaro? Però io in questo momento cosa voglio? Voglio fare un taglio estruso di che cosa? Faccio passante. Però io non voglio fare il foro su tutti. Voglio fare il foro qui no, qui sì. E qui sì. Guarda, No, ma no. Oh, signore. Oh. eh. Vedi. Capito? Quindi hai questa Sei possibilità, vedi? bomba, Madonna. E quindi hai la possibilità di fare lavorazioni diverse utilizzando uno schizzo condiviso. E quando muovi questo schizzo condiviso, chiaramente si aggiorna tutto, no? Hai uno schizzo condiviso tra due estrusioni, due tagli, scusami, sì, due estrusioni, estrusione, e poi anche un'altra estrusione, e poi anche un taglio. Guarda che c'è, vedi che è tutto condiviso? Se io, e ti Bello. faccio vedere, se io qua premo F2, lo rinomino e lo chiamo, non so, Pippo, per farti vedere, no? Che cambia il nome ovunque, vedi? Pippo, 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 vedi? Perché Sì. questo è uno schizzo condiviso tra tre funzioni diverse. Quando vedi la manina, che questa specie di manina, vuol dire Sì. che è uno schizzo condiviso tra due funzioni. Le cose, e quando è che ti serve? In che contesto lo puoi usare? Ti può capitare, ad esempio, di fare. È presente uno stampo tranciagomma. Quando dalle presse esce fuori una stampata, una guarnizione ad esempio, no? E che è leggermente, e lo stampo non chiude bene, oppure la pressione è molto elevata, no? Specialmente se la mescola è molto fine, trafila un po', no? Dove c'è la chiusura, trafila, no? Per cui ti esce, ad esempio, una guarnizione con delle bave, no? Che sono da Verificare. asportare, no? Da rifilare, non è che le vai a rifilare a mano, ti fai uno stampettino che trancia le bave, no? Ok? Sì. Allora, per fare un progetto rapidissimo, tu com'è che fai a progettarlo? Semplicemente fai un multicorpo, fai una cosa del genere, no? Ma giusto una cosa simbolica che ti faccio vedere, eh? Ti disegni, allora, ti disegni. Innanzitutto ti disegni la tua guarnizione, la figura della tua guarnizione. Ti faccio vedere, cioè, ti faccio vedere in che contesto puoi anche usarlo. Poi dipende da quello che vuoi fare, te, no? E tu dici: Francia Bama, io sì. questo è il diametro della mia guarnizione. Ipotizza, no? Poi il diametro interno ipotizza che sarà magari anche 100, no? Dopo tu devi costruire in parte, diciamo, il trancio, no? Cioè devi sfondare la parte interna e sfondare la parte esterna, no? Ok? Certo.
Allora tu che cosa fai? Semplicemente puoi legarlo in questo modo. Prendi questo schizzo qua. Allora, volendo puoi rappresentare con un'estrusione su entrambi, rappresenti la tua guarnizione in modo simbolico. Metti 3 mm, no? Ok? A questo punto, questa è la tua guarnizione. Tu devi rappresentare il punzone interno e il punzone esterno, che vanno a tagliare. Sì. E lo vuoi anche legare, per cui volendo potresti fare una cosa del genere: prendi il tuo schizzo condiviso, tranquillo, bam. Fai un'estrusione, rappresenti contorno, rappresenti il punzone interno, guarda, e vai su di, ipotizza un 5, ma anche bastano anche 40 mm, no? E togli e non lo unisci. Ok, magari cambi anche il colore, questo lo fai nero. Poi chiaramente io ti sto dicendo una condizione che a me è capitata realmente, per cui ho usato questo sistema qua. Dovevo tagliare una guarnizione, rifilare una guarnizione. Poi cosa fai? Fai il tuo sempre. Anzi, una cosa che ho dimenticato, scusa, anche il diametro esterno devo fare. Per un attimino, faccio anche il diametro, ho dimenticato, del punzone esterno. Perché io prenderò quell'area poi, capito? E poi magari Sì. dico che lo lego a questo. Metti un 30 mm, metti, no? E adesso si è arrabbiato lui per quale motivo? Io gli ho aggiunto, vedi, sai perché si è arrabbiato? Perché lui, io gli ho aggiunto una. Lui ho aggiunto uno schizzo. Per un secondo, esco. Che, se ti succede così, cosa che ti può capitare, elimino le modifiche, ok? E a questo punto cosa faccio? Sperate che voglio riprovare perché. È successa questa cosa, ma non capisco perché ho fatto così. Scusa un secondo, faccio così. Faccio così. Porca miseria. Strano. Probabilmente quando aggiungi l'altro schizzo che è condiviso. Quando uno schizzo è condiviso non ti permette di aggiungere altri schizzi, no? Non ci credo. No, c'è qualche altra cosa che mi sfugge evidentemente. Ma vai, intanto io bevo e guarda. Sì. Sono Vabbè, non qua. capisco per quale motivo. Aspetta, scusami. Ah, ok. Dovevo riselezionare l'area probabilmente. Vedi che adesso l'ha preso tranquillamente. Sì. No? Dovevo riselezionare l'area. L'ho fatto veloce, non ho capito esattamente il perché mi è andato in errore. Vabbè, comunque, poi faccio un'altra estrusione, ok? Rappresenta il mio stampo, questo, no? Poi faccio un'altra Sì. estrusione, per cui prendo questa estrusione, prendo questo schizzo qua. In realtà io non voglio lo schizzo, ma voglio l'area esterna, cioè quest'area qua, ok? E dopo la faccio dove? La faccio ad esempio fino alla faccia. Quale faccia? Fino alla superficie. Quale faccia? Questa. Questa. In questo modo io leggo le parti. Vuoi unire? No, non voglio unire. Voglio tenere il corpo disgiunto. Buono, a questo punto non mi rimane altro di fare che cosa? Di unire. No, no. Aspetta, io questo qua faccio uno stampettino per cui devo unire le due parti, no? Sto semplificando, no? Io cosa faccio? Su questa faccia ora faccio uno schizzo, converto questo bordo in schizzo,
lo lego al solido, per cui dov'è qua converte entità? Io a destra. Alt E. Io faccio Sì. Alt E, dov'è che, scusa, aiutami perché non mi ricordo qua dove Qui. che. Ah, sì, scusa, non lo vedo perché avevo il monitor davanti del portatile. Converti entità, via Ah, destra. sì, ok, vado qui. Converto entità, quindi converto questo bordo e poi faccio una bella estrusione. Attenzione, qui c'è lo stesso giochetto. Selezione automatica, no, perché io voglio unire il solido che sto creando con i due solidi che piacciono a me, cioè quello esterno e quello interno, per fare lo stampino, ok? Sì. Vedi? Adesso, se tu fai caso, guardami, cioè, e lo metti in sezione, scusa, non questo, piano questo, ok? Ho questo stampino che mi va esattamente a tranciare la guarnizione come dico io. Cioè, è una cosa teorica, poi la guarnizione deve essere fissata, solo lasciamo stare, capito? Vedi? E qual è il vantaggio di questo, di usare? Vedi che ho usato schizzi condivisi, tutti. Vedi, questo e questo, tranne questo. Questo perché questo l'ho legato. Questo schizzo, essendo condiviso, qual è il vantaggio? Un domani io devo cambiare la guarnizione da tranciare. Ok, fai finta che mi cambi la guarnizione. Io non è che sto a cambiare il tuo stampino, lo aggiorno in automatico. Per cui io devo cambiare solamente la guarnizione. Se io vado qui e un domani mi cambi la guarnizione perché non devo più tranciare la guarnizione da diametro 100 ma diametro 80, e magari la guarnizione non è più 10 mm ma è 15 mm, secondo te cosa succede adesso? Si aggiorna tutto in automatico. Tutto si aggiorna in automatico, Vedi? certo. Eccellente, ma Ha riaggiornato lo stampino, si è messo a posto con le aree, ha unito l'ultima funzione, ha unito la parte sopra con la parte sotto e io sono pronto per fare il nuovo stampino. Poi magari questo stampino qui, ti faccio vedere un'altra funzione abbastanza interessante, lo posso salvare esternamente, ti faccio vedere una cosa che adesso qua faccio un salva, guarda, salva, e lo chiamo ST01, ok? sì. Adesso ti spiego come derivare una parte da un'altra parte. Può capitare se tu vai qua sopra e vai col destro, vedi che c'è scritto, dov'è che è? Inserisci nella nuova parte. Sai cosa significa? No. Ti faccio vedere. Prima di tutto però a me interessa dare un nome più significativo a questa geometria. Questa la chiamo ad esempio stampo. Sì, scusa, stampo. E questa invece la chiamo guarnizione o G01, un codice comunque, vabbè, comunque guarnizione. Ok, guarda adesso, vedi che adesso io ho assegnato ai corpi dei nomi, per quale motivo? Perché se io faccio così adesso e poi dico inserisci nella nuova parte, ok? Sì. Cosa faccio? Guarda, il corpo solido è questo. E mi dice dove inserirlo. Lui cosa fa adesso? Se io dico confermo il tutto, posso, il nome del file non glielo dico perché glielo da lui in automatico adesso. Posso anche sceglierlo, no? Dico ok. Lui cosa fa? Prende questo corpo, crea un nuovo file e lo chiama st01-stampo, cioè il nome della parte. Guarda cosa interessante. Vedi? Qua adesso, e vedi questo meno maggiore. Vuol dire che questo è legato al padre, quello originale. Qua adesso io posso fare delle ulteriori lavorazioni. Ad esempio, posso fare ad esempio un raggio. Qua posso dare un raggio. Ok.
fai un raggio, metti che fai un raggio 20 mm. E poi magari qua posso fare ulteriori lavorazioni per la costruzione dello stampo. Qua posso mettere due filetti oppure un foro centrale per magari per far uscire l'aria. Magari Sì, metto sì. qua, capito? Qua per esempio posso fare così. Ad esempio posso qua rifare, allora vado un attimo in wireframe, così vedo. Per esempio voglio fare dei fori qua concentrici, per esempio, no, che lungo questa posso fare, vado su questa faccia qua, vado qua, adesso vabbè sto inventando, giusto per fare cose veloci, perché voglio farti vedere l'utilizzo finale. Qua gli metto, non so, ipotizzo un 10 mm, boh. E poi faccio cosa? Un taglio estruso, IOTA. Lo faccio passante, sì, passante. Sì, passante. Ok, guarda adesso cosa succede. Perché ti ho detto tutto ciò? Adesso questa è una parte che tu puoi utilizzare nel tuo in un assieme, però vedi che deriva da un'altra parte. Significa che se io prendo la parte originale, vado qui. Vedi che c'è modifica contestuale. Sì. Lui riapre quella originale. Se io modifico, vedi che quella originale non ha il raggio. Il No, raggio ce l'ho aggiunto dopo. è il foro. Si chiama parte derivata, quella che abbiamo fatto noi prima. Questa invece Sì. è la parte padre. Però la cosa interessante è che se io modifico questa parte padre, le modifiche si ripercuotono sulla parte derivata. Guarda, io cambiando solamente la guarnizione, mi cambia lo stampo, mi cambia anche la sua parte derivata con tutte le lavorazioni connesse. Fai finta, ad esempio, che io qua lo voglio, ad esempio, ipotizzi che vuoi, non so, 120 mm. Vedi? Ok? Guarda, questo invece lo voglio, ipotizza che questo qua lo voglio. Fai che questo qua lo voglio 10 mm, mettiamo, no? O 5 mm. Guarda, cosa Sì. succede? Lui ha modificato lo stampo. Guarda, vedi che ha modificato lo stampo. Hai fatto caso? Sì. Ok? L'ha aggiornato. Però se noi andiamo a vedere adesso la sua parte derivata, La replica, insomma, sì. la replica, sì. La sua parte derivata, sì. Cos'è che ti aspetti? Che è questo? Vedi, c'è ST01 è, diciamo, la parte padre. ST101 è la parte derivata. Lui in automatico aggiorna la sua parte derivata. Vedi? L'ha aggiornata. Adesso non si vede tanto perché magari qua non vede la differenza tanto perché non hai nessun riferimento. Però te ne puoi accorgere. Guarda, adesso andrò a stringere questo collarino qui. Guarda, così ti accorgi della differenza. Guarda, perché capisco anch'io che non si accorge. Però se io per farti vedere la differenza, per farti capire veloce, cioè per farti vedere che si modifica rapidamente, io ti vado a stringere questo collarino, vedi? Oh, sì. Così uno si rende conto che effettivamente cambia, vedi? Adesso cosa ti aspetti? Ma Cos'è che ti questo è quello aspetti? originale, Questo, quello quello di... originale, e poi il ok? derivante dovrebbe E essere poi la cambiato, sì. parte derivata è cambiata, guarda, e te ne accorgi subito, no? Vedi? Porca miseria. Prima non te ne accorgevi perché non vedevi la differenza, vedi che l'ha aggiornato? Porca miseria. Capito? Per cui tu questo lo puoi utilizzare per fare gli stampini che si modificano automaticamente. E poi dipende dall'uso che mi fai, questa è la funzionalità. Però ti faccio vedere un'altra cosa interessante. Se tu vai qua in elenca, perché può capitare che tu queste modifiche non le vuoi per qualche ragione. Le puoi bloccare per sempre oppure le puoi bloccare momentaneamente. Se tu vai qui, perché può capitare durante. Questo si usa anche, per esempio, quando devi fare una. Succede, è presente uno stampo di presso fusione. Può capitare Sì. che tu hai del grezzo, ok? E che esce fuori dallo stampo.
Però dopo va in lavorazione, per cui verrà asportato del materiale, no? Successivamente, no? Come fai tu Sì. a gestire i due codici? Tu fai così, prendi lo stampo, ti disegni il grezzo, fai la parte derivata, asporti il materiale, fai una seconda lavorazione e tieni le due parti legate, grezzo e lavorato. Mi ho spiegato? E magari faccio Certo. un esempio concreto. Però non sempre tu vuoi modificare. Allora cosa fai? Se vai qua col destro e vai a vedere in elenca riferimenti esterni, vedi che c'è questa vocina, interrompi tutto o blocca tutto. Se scegli interrompi tutto non puoi più ripristinare il collegamento. Se fai blocca, lui ti avverte, guarda che i riferimenti esterni saranno bloccati, cioè non saranno aggiornati ulteriormente. Vedi che Quindi, ti ha quando io messo... vado a modificare Vedi che il c'è l'asterisco? master, Vedi? Allora cosa vuol dire? Che se tu adesso vai a prendere il master, diciamo il padre, quello che ha generato, e dici io adesso voglio fare delle modifiche, dice io questo non lo voglio più 2, voglio ipotizza 12, ok? Confermi il tutto, confermi il tutto, vedi che adesso è 12, ok? sì. Adesso secondo te, Sì. Secondo te, cos'è che succede adesso? Niente, perché non abbiamo bloccato, Ah, vedi? le modifiche. Quindi io posso crearmi due o tre copie e bloccarle o non bloccarle a secondo quale codice voglio. Esatto. Bello. Mamma mia. Guarda adesso, guarda. Io adesso lo sblocco. Blocca. Boom. Porca miseria. Ok? Cazzo. Vedi? Così adesso hai aggiornato. Bello. Bello, bello, bello. Chiaro? È una parte Sì. derivata questa qua. No, chiaro, chiarissimo, altro che... No, ora poi, insomma, capisco subito. Deriva, sì, dal nome stesso, deriva dal... Derivante dall'originale, sì. E questo lo puoi utilizzare in diversi contesti, ad esempio. Questo è per farti capire, per farti vedere come funzionano le parti derivate, che io le uso alcune volte, anche per esempio quando devi fare le parti saldate, no? Cioè, servono effettivamente, in alcuni contesti servono. Ok, allora chiudiamo questo, torniamo un attimo a noi, questa era una piccola digressione. Meno male che abbiamo fatto le registrazioni, guarda, Ah. perché Certo, questo è molto importante. perché fai qualche esperimento così prendi confidenza con questo nuovo strumento che sono le parti derivate che magari nella stampante si utilizzi magari non so, la stampante 3D per fare degli oggetti potresti lo stesso oggetto lo potresti con le parti derivate fare diverse lavorazioni cioè hai una parte master che comanda e dopo puoi fare altri oggetti che derivano da questa, mantenendo comunque un legame. Questo Angelo mi sa che è molto simile alla lezione che abbiamo fatto per dare i codici cioè, ai bulloni, un bullone alto 10 di diametro 12, diametro 14 e 15. È molto simile, vero Angelo? Sì. Come si chiama la funzione? Ti ti ricordi quando si modificò la parte qui, il Sì. default? Come si chiama? Ce l'ho qui sulla No, lezione. ma quale? No, scusa, Sì. forse mi è No, sfuggito. è molto simile Alle alle... configurazioni. Sì, è simile, però lo usi in diverse situazioni e le usi quando una parte la all'interno della stessa parte hai figure diverse. Qua invece hai due file separati. Sì. Ah,
qui sono, quello lì sì, è vero, era un unico file con diverse configurazioni. Invece queste sono proprio due parti diverse, diciamo. Ecco, sì. Vero? Sì, due Sì, parti diverse, due file diversi. esatto, non sono all'interno dello stesso file come le configurazioni, ma Sì, nemmeno sì, sì. le puoi gestire in due file diversi. Le dimensioni del file Sì. sono piccole alla fine. Le Sì, è dimensioni del file vero, da sì. parte, senza le configurazioni, sono ridotte. Hai ragione, è vero, hai ragione, è vero, vedi, 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 vedi. Comunque, molto interessante, sì, davvero molto, molto. Ok, adesso torniamo un attimo qua indietro, torniamo ancora indietro di uno, qua possiamo chiudere. Ecco, eravamo qua. Sì, ti ho spiegato questo perché qua tu potresti prendere, alla luce di ciò, potresti prendere questi solidi e generare delle parti derivate. Tu, volendo, per qualche ragione, potresti fare così, guarda. F2. Qua per esempio lo chiamo solido 01. Adesso gli do dei nomi un attimino più solido, guarda, è solido 02. Questo invece lo chiamo ad esempio solido 03. 03. Solido 04. Solido 05. Solido 06, solido 07, 08, ok? Guarda adesso cosa succede. Se io prendo la prima, prendo l'ultima e dico inserisci nella nuova parte, secondo te come si comporta? Io ho preso la prima parte, il primo corpo, il secondo corpo, inserisco nella nuova parte, lui crea tutti questi file, ok? Come nuove parti, guarda, confermi. Gli diciamo, ah, scusa, non ho, ma il nome non gliel'ho dato io a questa, scusami. Un secondo che non mi ricordo se il nome gliel'ho dato oppure no alla... Ah no, vedi? Non l'avevo ancora salvato sto affare, ecco per quale motivo. Lo salvo, mi ha messo il trattino. Lo salvo come AA. Il nome della parte è AA. Ecco perché mi ha messo il trattino, perché non l'avevo ancora salvato, non avevo ancora il nome. Adesso ripetiamo insieme. Adesso il nome di questa parte è AA, vedi? Quindi Sì. adesso prendo il tutto, prendo questo, inserisco nella nuova parte, ok, faccio salva, ok, guarda, cosa che ha fatto? Ha preso una parte e gli ha messo tutti i corpi, però non era il comportamento che mi aspettavo io, perché io mi aspettavo che lui, forse qualche opzione che è da impostare, mi aspettavo che lui generasse 8 file di parti distinti. Vedi, lui invece ha Sì. generato una sola parte, non era quello che mi aspettavo io veramente. Aspetta, torniamo un attimo indietro, scusa, salvo, non salvo niente. Chiudo, lascio perdere un secondo. Forse per questa versione qua non capisco. Devo fare file per file, no? Inserisci nella nuova parte. Sì, devo fare file per file allora. Non so per quale motivo, ma ero convinto. Forse per qualcosa ha Parte fatto. se Salva uno, vedi. Non salva di nulla questo qua. Salvo. Salvo 2. Corpo per corpo li devi salvare. Non so, pensavo, ero convinto. Possibile che non me li salva tutti in un colpo solo?
Hai capito il mio dubbio? Sì. Ero Così non ti convinto. sta. No, evidentemente io mi aspettavo che lui creasse 8 file separati e invece no. Vabbè, niente, quindi devi farlo uno a uno, evidentemente. Quindi prendi questo, inserisci chiaramente nella nuova parte, confermi. Salva, vedi che lui fa AA trattino S3. 03, sì. Ok. Salvi e chiudi. E così via. Sì, è così. Alla fine ti trovi questi 8 file che dipendono sempre da questo. Quindi quando tu modifichi questo, il file derivato cambia. Chiaro? Chiaro. Ok, e queste qua sono le parti derivate. Credo che non le hai mai viste. No, Come no, la, no. in alc sì, si usano, in alcuni contesti sono anche sono utili, assolutamente sì. Ok. Stavo guardando se qui era possibile. E fare una cosa abbastanza interessante che era questa. Se io seleziono, vediamo un po' se riesco a farti vedere una cosa che mi interessava. Se io seleziono il primo e seleziono l'ultimo e poi vado qui su file, non lo fa. Ah, ecco, crea assieme della parte, questo è importantissimo. Se tu fai così, crea assieme della parte, vedi che c'è? Sì. Lui prende Assieme. questo. Prende Ok. questo, voglio vedere, no, lui prende, no, non è quello che intendevo io, perché io mi aspettavo che lui prendeva tutti i corpi, non era questo, non era questo che volevo farti vedere. Aspetta un secondo, volevo farti vedere una cosa che in questo momento non capisco. Crea però inserisce una nuova parte, forse c'è un'opzione da spuntare, forse c'era la possibilità di trasformare questo in un assieme, no? Ma forse così, forse possibile, no? Te lo dico la prossima volta, perché esiste la possibilità anche di prendere questo, o anche di cancellare questo, no, di trasformare questa in una, in queste sottoparti in un Sì, assieme. grazie. Però non capisco per quale motivo non lo dà. Va bene, dai, la prossima volta te lo faccio vedere perché è interessante. Qua non so perché non mi danno opzione, non capisco, non mi ricordo probabilmente. Sì, perché non lo faccio quasi mai, per cui. Sì, certo, immagino, Ok, boh, dai, ci siamo. Altre cose che volevi chiedermi? Sì, no, la rondella quella di 120 e Ah, sì, 132. scusa, certo, dopo sono partito per la tangente e. No, Sono no, ma adesso poi salvato da cosa nasce cosa e hai da cosa ragione nasce tu. cosa, sì, si impara tante cose. Questo, ecco questo qua. Hai ragione, sì, certo. No, te dicevi che No, c'è è un vero, scusa, sistema scusa. ancora più Torniamo, certo, veloce. più veloce, più veloce. Nuova parte. Ecco, sono partito da questo, dopo ho un po' deragliato. Niente, allora fai così, prendi questo. Io un metodo che volevo farti vedere era questo. Poi prendo ancora questo e faccio questo. Poi prendo, disegno il mio cilindretto, ipotizza. Vediamo. Qu quant'è che era lo spessore? Non mi ricordo. Ah, 6 era lo 6 spessore. mm. Ok. E poi il cilindro interno era, mi sembra, 132. Mi sembra giusto? Sì. Semplicemente poi fai una estrusione
fai qui piano intermedio, ipotizza, ma qua lo puoi fare anche 150, non so quello che vuoi. Poi Sì. cosa che fai? Vai su Poi io questo piano, guarda. avevo fatto un piano e l'avevo traslato sulla No, 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 tangente. fare così, guarda, fai così, semplicemente fai così, fai così, fai il tuo cerchio. Qua ti Di puoi 30. sbizzarrire, perché puoi fare, guarda, qua ti puoi sbizzarrire, per quale motivo? Quant'è che è il diametro? 38 e 3. 38,3. Ok. Qua adesso ti puoi sbizzarrire. Per quale motivo puoi sbizzarrirti? Tu puoi tagliare questo con questo. Ti faccio vedere. Guarda, prima possibilità, prima allora fai un dividi, inserisci, dov'è la funzione qua dividi? Non la vedo, no problem, vado qua, inserisci, dividi, divido con questo schizzo, taglio le parti e cosa mi rimane? Questo? Vedi che ho abilitato elimina corpi divisi. Io voglio eliminare che cosa? Questo e questo. Fatto. Vedi? Vedi? E questo dopo lo nascondo. È chiaro? Pronto? Porca miseria. Cioè, Cosa? non mi sono accorto nemmeno come hai fatto a fare questa rondella. Allora, il concetto qui è semplice. Ho preso. È un approccio diverso. Ho preso sostanzialmente cosa ho fatto? Ho preso un cilindro e dopo l'ho tagliato con uno schizzo. Vedi? Poi Sì. ho diviso questo schizzo, questo solido con questo schizzo. È quello che volevo fare io, ma non mi è riuscito, però questo ci sono riuscito in un'altra maniera. Vabbè, sì, comunque è più veloce così, Così, fai così e poi fai un dividi, vedi? E sì. Ecco, cancelli la parte che non ti interessa. poi io, qui sopra poi io. Scusa, scusa. Su questa Allora. superficie qui, poi, su questa superficie qui io ci devo disegnare un altro diametro con questo raggio qui, un altro diametro di 5 mm più grosso, quindi da 32 si va a 43, alto 2 mm, con questo raggio qui, che sarebbe il diametro di 132. Ripeti, Quindi scusa. su questa faccia qui poi io ci devo incollare con un assieme, o se no, se andava fatto di pezzo prima, devo fare una rondella di 43 mm con questo raggio qui, Ah, ok. alta 3 mm. La cosa è molto semplice perché tu utilizzi Lo stesso sistema. lo stesso sistema, però io ti suggerisco di fare questa cosa. Guarda, vai Un su assieme. qua. No, che assieme. Vuoi fare un assieme o multibody? Io ho provato a fare un Guarda, guarda. assieme. Puoi fare anche un assieme, però io ti suggerisco fare così, guarda. Sì, Adesso sì, sì. noi rappresentiamo questa rondella di 3 mm qua sopra. Sì. Bravo, e automaticamente il raggio viene da sé. A questo punto noi facciamo un taglio estruso. Mostra, sì. Motivo. E qua anche prima me l'ha fatto, ma non capisco. Davvero, anche prima, sì. Non capisco per quale motivo. Ma guarda, Maremma cane. Allora, Lo dice. se. Allora, prendete questa, scusate. Siccome sono abbastanza testone, testardo, tac. Forse non lo Ma no, vuole, ma cioè no, non. beh, figurati, ma ci mancherebbe. L'ho sempre fatto. Lo schizzo continua con A doppio randamento. annidamento. Ah, forse perché non so perché. Ma cosa stai dicendo? È ubriaco. No, c'è qualcosa. Allora fai così. Bypassiamo il problema. Ah, scusa. Voglio fare così, guarda. Così.
miseria. Che bella schizzo. No, questo qua ti fa vedere, ma nessun problema. C'è qualcosa che non va e non capisco, perché non dovrebbe comportarsi così. Posso vedere un secondo qua una cosa? Prendo questo e lo sposto. Prendo un secondo che... Allora, ripetiamo insieme un secondo. Questo qua, quello rosa, è quello che abbiamo inserito noi adesso, che è questo, e lo sposto. Sì, ma vedrai che... Continua. Cioè, ha questo problema, ma non so. Però non c'è problema perché cosa faccio? Guarda, facciamo così. Allora, bypassiamolo. Chi se ne frega, noi lo bypassiamo in che modo? Così, guarda. Vado qua. Vado qua. Allora, quello che volevo fare prima lo faccio ora, cioè mi appoggio sempre su questa faccia, su questa faccia uno schizzo, lo facciamo, non è quello che si fa, gli fai un cerchio, vai qui e poi gli indichi che cosa, che da questo bordo qua io ho tre, vedrai se non lo fa adesso, se mancherebbe. A questo punto cosa faccio? Io faccio un'estrusione di che cosa? Di quale contorno? Di questo contorno. Okay. Lato opposto, chiaramente. Cieco, no, fino alla superficie. Quale superficie? Lo lego a questa superficie, chiaramente. Ah, ho Sì. sbagliato perché io ho messo unisci. No, io non voglio unire, voglio tenerli disgiunti. Cioè due corpi separati, no? Vedi? Sì. Ho questo e questo. È questo. Quindi a questo punto faccio così, faccio così, faccio così. Ok, guarda adesso, Adesso io faccio il cerchio. Che diametro mi avevi chiesto te prima? 38 e 3. Un diametro è 38,3 e quell'altro è 5 mm più grosso. No problem, ma sempre lo leghiamo a 5 mm, va bene? Per cui io faccio un secondo diametro, guarda, faccio un secondo schizzo, potrei fare anche uno schizzo condiviso, no, in questo caso no, perché faccio così, faccio un secondo schizzo su questo piano, questo piano, e dico su questo piano mi fai un altro schizzo a 5 mm da questo. Okay, lo tengo legato a 5 mm, no? In modo tale che quando io muovo questo, aspetta, una cosa che non capisco per quale motivo, ecco, è nero, va bene. Ok, quando muovo questo, si muove anche questo, ok? Per cui adesso abbiamo tutti gli elementi. Quindi facciamo un dividi, prima divisione, vedi che lui divide il primo. Sì. Seconda divisione, questo con l'altro, per cui inserisci funzione dividi, cioè questa, che cosa? Lo strumento di divisione, che cos'è? Qual è? È questo. Sì. Tagli i corpi, sì. Dopo vedi che c'è elimina corpi divisi, cosa voglio eliminare? Questo e questo, voglio tenermi quello grigio. Cioè lui, siccome io ho abilitato questa funzione, tutti i corpi che io segno me li cancella. Vedi che l'unico che non ho segnato è questo che mi interessa, questo qua grigio che Sì, mi interessa, no? sì. Ok, confermo. Fatto. E dopo l'altro lo nascondo. Questi qua li nascondo adesso perché così pulisco la geometria, vedi? Porca miseria. Ecco, in questo momento, se ora io gli voglio più alleggerire il pezzo, come mi avevi insegnato, io poi gli faccio uno svuota su questa faccia, faccio un dov'è lo E svuota? qua, guarda, qua, Ah. vai, vai, fai, fallo te, Dov'è lo svuota? Questo qui è svuota? No. inserisci, no, inserisci, svuota, questo non so dove ce l'hai,
Fai inserisci funziona. Svuota. Quanto, che spessore devi tenere? Un millimetro va bene, sì. Ok, la faccia da svuotare è questa. Sì. Ok, confermo col destro, boom. Ecco, lui, come mi avevi detto te, mantiene. Un millimetro costante ovunque Sì, fa. Infatti, ma questa faccia la fa sempre con il solito raggio, mi avevi detto te, certo, vero? un millimetro più bassa. Lo vedi Sì. bene in sezione, guarda. Lo sezioniamo lungo questo piano. Quindi selezioni prima il piano frontale e poi selezioni l'icona, questa. Mantiene la geometria, porca miseria, guarda là che bellezza. È Vedi? questo che volevo, vedi? Io invece, Tra essendo. l'altro, una cosa è tutto legato, parametrico, vincolato. Cosa vuol dire? Che se per qualche ragione tu cambi qualcosa, lui si riaggiorna. Ti faccio vedere. Mi spiego? Sì. Se ad esempio, torniamo un attimo indietro, se ad esempio tu dici, beh, ma io voglio modificare, non so, lo schizzo questo, il primo, il diametro non è più 132, ma ipotizza che sia, dimmi tu un numero, 160, no? Vedi? Lui aggiorna tutto. Vedi che ha mantenuto tutto, vedi? Porca miseria, mano. Sì. Questi sono dei tappi che io devo stampare con la stampante di stampante 3D per una ditta. Ah, ok, per cui vedi che bam, fatto, vedi? Perché probabilmente vanno ad accoppiarsi sulla superficie cilindrica, Sì, no, evidentemente. probabilmente. No, è così, Ah. hanno fatto un foro di 38 e 3 Sì. su un tubo che Ah. ha un'estremità di 132 e un interno di 120. Allora facciamo così, guarda. Allora riportiamolo come era prima. Interno è 100. L'interno è 120. Allora facciamo così, guarda. L'interno abbiamo detto che è 120 e l'esterno è? 132. Ecco, siccome io non voglio fare calcoli, se io vado a misurare la parte esterna, vedi che lui me la mette in colore blu. In automatico, sì. Per quale motivo? Perché questa non comanda, ma è comandata. Quel È che comanda è questa il 6. è non, ecco, come mi ha insegnato te, quella lì non la puoi più modificare te, perché comanda il Perché 6. comanda il 6. Questa è comanda. E questa è comandata. Cioè questa è, il 132 è una conseguenza. Per Sì, questo è il colore sì, diverso. Io di solito metto anche le quote comandate per non fare troppi pensieri. Leggo subito la quota che mi interessa. Bravo, sì. Così non sto, anche per tutelarmi da eventuali errori, capito? Per cui io vado qua, questa è la misura che tu mi hai indicato, io faccio confermo, boom. Questo è il Io tappo da fare. essendo solo, se te per dire non c'eri o per qualche motivo eri andato all'estero, io che qua. Porca miseria, Sì, se. ti sento. Ecco, io avevo disegnato questa, poi disegnavo anche quest'altra e facevo un assieme. Sì, lo puoi fare assieme, ma ti complica la vita. Cioè, se vuoi, Sì, puoi infatti farlo assieme. mi complica la vita perché poi dopo a mettere per bene questi due insieme ci vuole tanto tempo, eh. Potresti usare con l'asse, potresti, sì, è un po'. Lo potresti fare, se vuoi ti faccio vedere, ma così la soluzione No, ma è più veloce. lo facciamo la prossima volta. Poi, tra l'altro, questo dopo lo stampi, come lo vediamo adesso, o no? Perché lui Questo qui adesso sono due corpi diversi, puoi anche fonderli in un solo corpo, immagino. sì, Se ma infatti vanno fusi, sì. tu prendi, vedi che sono due corpi diversi, prendi questo corpo e dici col destro, vai col destro, unione, no, ho sbagliato, non è qua, ho sbagliato, scusa, devo andare qua, inserisci, funzione, abbina, che cosa abbina? Vedi che lui aggiungi quale corpo? Questo corpo con questo corpo, vedi che lui aggiunge il primo corpo col secondo corpo e fa un'operazione di aggiungi, cioè di fusione. A questo punto potresti fare anche così, così
adesso lui l'ha trasformato in un corpo unico, vedi? Inverto adesso il piano, questo confermo, vedi? Vedi che è un piano unico, è un solido unico. Poi magari ci possiamo mettere anche i raggi qua, un piccolo raggettino. Magari non mi fa schifo. Raggio 0,5, no? Sì. Adesso è un raggettino, magari lo mettiamo anche qua. Magari facciamo, selezioniamo la faccia e facciamo il raggio, così selezioniamo due borghi in un solo colpo. Così. Ok? Sì, questo lo salviamo, facciamo due copie, uno in STL e uno una copia Salva normale. e lo chiamo tappo, lo chiamiamo tappo 01. Ok? Sì, e un'altra copia la voglio in STL. Quindi fare salva con nome, selezioni estensione STL, Sì, che è questa. cima, ecco. Ok, lo chiami, se guarda, controlli opzioni, binario sarà compresso. Personalizzato, ma sulle tue tolleranze, mette anche buona e basta. Facciamo anteprima. Qua sono dimensioni in kilobyte stimate, vedi? Sì. 510, cosa sono 510 kilobyte? Mezzo 510 sono mezzo mega più o meno. Ok, e fai confermi. Chiaramente, più alzi la risoluzione, maggiormente vedi. Qui sono i triangolini. Bom, fatto. Adesso ti troverai due file, un STL e poi puoi fare anche uno stepper. Poi, ha visto, ho fatto un assieme, ha visto? Apri recente, guarda, dov'è? Cioè, ecco, Assieme assieme. 01, vai. Allora, vedessi quanto ci ho messo? Ho fatto, guarda che c'è scritto qui. Allora, Ma questa sai che qui puoi era una... anche, scusa, ma sai che puoi anche inciderlo? Guarda, ti faccio vedere una cosa abbastanza interessante. Tu, volendo, No. sta roba qua la puoi anche incidere. La puoi incidere su una superficie piana, ma anche su una superficie curva. Lo sai? Sì, Se tu no, scrivi non così, l'abbiamo. cogliamo un attimo l'occasione per fare questa cosa qua, poi concludiamo. Ti faccio vedere una cosa. Fai qua, tu una Sì. scritta la puoi anche incidere su una superficie curva. Come si fa? Allora, riapri un secondo, apri, qual era il tappo 01, questo qua. Se tu qua sopra vuoi incidere una scritta seguendo la curvatura, è abbastanza banale, perché prendi questo. No, questo piano, scusa, questo, no, questo, ok. Tanto uno vale l'altro. Magari sai cosa faccio? Prendo questo piano e col control lo trascino parallelo stando sopra. Di solito faccio così, Tangente. no? Ah, non deve essere tangente? No, no, può anche essere distaccato. Dopo, su questo piano, ok, gli Sì. fai che cosa? Uno schizzo, una linea di mezzeria, Ah, sì, per scrivere, sì, per scrivere il nome. dove ci appoggi la scrittura, no? Ok? A questo punto gli dici, su questa linea di mezzeria mi fai una nota, questa, una, e poi gli scrivi, ad esempio, ok? Poi lo fai magari centrato, ok? Eccoci, bravo, c'è entrato. Centrato rispetto a questo segmento e fai un Sì. confermi. Ora vedi com'è la situazione. Hai l'angelo flottante nell'aria, nello spazio, con una superficie sotto che è, anzi, però era meglio se sceglievo l'altra via. Vedi che era meglio se sceglievo questa. Ah sì, abbiamo sbagliato quella, No eh. problem, facciamo così, guarda, prendo questo, prendo questo, prendo questo. Prendo questo e gli dico verticale. Ok? Sì. Questo qua non lo voglio più, ma lo voglio, ad esempio, lo voglio ancorato al bordo qua. Tipo questo, dai, non stiamo qua. Ok? Sì, fa il pelo, sì. Ok? Comunque ora ce lo troviamo nello Ok, spazio. esatto. Adesso cosa facciamo? Semplicemente, tu lo vuoi incisa o estrusa? Cioè la vuoi questa
Magari gli metto. incisa e curvata secondo quel Ma ride. tu la puoi decidere se la vuoi incisa oppure la vuoi in alto rilievo. Dicevo. Sì. Allora, facciamo Angelo Carollo. Ok. Ho allungato la scritta perché così si vedeva meglio la curvatura, solo per questo. Vedi? Sì. E poi magari abiliti qua, usa carattere del documento, no, ma io voglio ulteriormente allargare lo spazio per cui vado qui. Vedi che volutamente faccio così perché così si evidenzia la curvatura. L'ho fatto apposta, no? Sì. Ok. Adesso cosa facciamo? Facciamo semplicemente tenendo questo. Lo vuoi incisa, hai detto? Sì. Ok, quindi fai un iota, taglio estruso, estruso, poi gli dici piano, da piano la schizza, no? Da superficie, questo è il segreto, indichi questa superficie, Quale superficie è quella? ok? Vedi che lui parte, vedi che da questa superficie va giù, Sì. cieco di un millimetro, metti. Tanto lo vuoi incidere solamente un millimetro, Sì. no? Vedi? Anzi, fai anche 0,05 è sufficiente. Vedi? E Sì. questa è incisa. Ah, ecco, volevo dire, qui Angelo si poteva usare anche l'opzione avvolgi, oltretutto, vero? La funzione avvolgi la puoi fare, ma ti deforma leggermente lo sviluppo, perché avvolgi lui prende la lunghezza della scritta, non altera la lunghezza e te la avvolge su un cilindro. Qua invece l'operazione che fa è proietta la scritta, vedi che la proietta, se ti metti qua normale, vedi che lui, vedi che non vedi i bordi perché prende questa scritta e la proietta, vedi, e te la trovi qua, mentre Sì. avvolgi te la deforma, cioè mantiene la lunghezza della scritta costante. Bisogna fare, magari faccio vedere la sua differenza. No, 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 ora basta. Ma bello, Madonna, bello. Ecco, questo non me l'avevi fatto mai vedere, vediamocelo. Tu la puoi fare o incisa, ok? Sì, Oppure, ma qua è semplice, io cosa faccio? Ti faccio vedere la separazione, cancello questa, e dopo concludiamo, cancello, prendo questo, io non la voglio incisa, la voglio istrusa. estrusa, cioè in alto rilievo, per cui sempre il solito giochetto da faccia. Da quale faccia? Da questa faccia, chiaramente. La voglio estrusa di 1 mm, vedi? Chiaro? Sì. Ma volendo potresti anche selezionare i contorni? Io un po' severo, perché sai che non lo so. Sai che non l'ho mai fatto questo qua dei contorni. Vai là. E che fai incontro? Non ho capito che No, fare. no, 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 perché i contorni sulle scritte non li tiene. I contorni, se in caso hai degli schizzi esterni, va bene. Comunque, buon fatto. Bello. Vedi che hai una scritta che segue la bombatura. Molto bella, sì, davvero. Avvolgente, avvolge la sua bambina. Vedi che questa superficie qui è offsettata di, mi sembra 0,5 rispetto a questa. Sì. La stessa cosa la potevi fare in un altro modo, facevi un'estrusione e poi tagliavi con una superficie parallela di 0,5. Vabbè, questo è più semplice. Una volta io non facevo così perché questa funzione non c'era, per cui dovevo fare una cosa, due o tre passi, un attimo mi ci complicava un po' la vita. Va Boh, bene. chiaro? Bella lezione, Angelo, guarda. Dopo te la guardi con calma, dopo Sì, ma magari. infatti, perché ha visto mi sono serviti, perché io ho fatto anche gli assiemi da me e ho visto che nell'assieme la prima cosa che si deve fare è fare i piani e levare la spunta F, mettere l'oggetto mobile e poi selezionare il piano frontale o superiore destro dell'assieme con il piano destro, superiore o frontale dell'oggetto, giusto? Sì, bisogna fare poi un po' di pratica, poi dipende anche dal contesto, ma comunque qua l'unico modo per imparare bene è fare un po' di prove, un po' di pratica. È l'unico, non c'è molta.
Ok, Va bene, va ci bene, dai, vediamo niente, questa qua la martedì. preparo, te la mando subito, dopo la rielaboro bene e la mando su YouTube, che faccio un post-produzione. Questa qua te la mando nuda e cruda, così, però quella su Sì. YouTube la faccio meglio, insomma, con le scritte, insomma. Sì, certo. Ok? Madonna, bella lezione. Ciao, ciao Ok? Ciao, Angelo. buonanotte, ciao, 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 ciao. ciao, ciao.